Ciao ragazzi, sono Mirko di Lobo Australia in compagnia di Ilaria. Ciao Ciao! ragazzi, allora oggi ho avuto la fortuna di incontrare Ilaria in uno stallo qui a Byron Bay e ha un sacco di informazioni ed esperienze che ha vissuto in Australia. Lascio a lei la parola, mi metto dall'altra parte dello schermo e facciamo qualche domanda. A presto. Allora Ilaria, prima di tutto, da dove vieni e che cosa facevi in Italia? Allora, io innanzitutto ho 29 anni al momento e in Italia avevo conseguito una laurea in lettere e filosofia col massimo dei voti, quindi dando tutto il meglio di me, e purtroppo però la situazione attuale non permette di garantire un futuro, perciò l'inappagamento che provavo e anche una buona parte di sogni che avevo, perché l'Australia è sempre stato un po' un sogno nel cassetto, mi hanno spinto a intraprendere questo viaggio e questa, diciamo, nuova esperienza e avventura anche se vogliamo. Quindi sono arrivata in Australia nell'ottobre 2012 con un biglietto dell'aereo e basta. Quindi Non conoscevi nessuno? non conoscevo nessuno, non avevo nessun appoggio. Avevo sentito o letto su internet storie di ragazzi che erano stati qua, però di certo quando sono arrivata ad aspettarmi all'aeroporto non c'era nessuno, quindi è stata proprio un'avventura sin dall'inizio. Quindi, come tutti i nuovi arrivati, le prime fasi quali sono state? Ma sai, all'inizio c'è un po' di agitazione, in parte perché io dell'inglese avevo un livello estremamente basilare, fatto a scuola e fatto anche male, e quindi quando ti rendi conto che non sai padroneggiare una lingua, la comunicazione è la prima cosa, quindi sei un po' spiazzato. Riuscivi a capire gli australiani in inglese? No, assolutissimamente no. Io continuavo a chiedere excuse me, pardon, what? E quindi sì, all'inizio è stata dura. Però Ok. diciamo che la cosa che mi ha aiutato di più è stato evitare gli italiani all'inizio, proprio perché quando ti trovi con gli italiani parli italiano, quindi accantoni l'inglese e non lo impari. E così quando sono arrivata, diciamo, dopo aver trovato una base, un ostello dove stare, un posto in cui mangiare e tutto, ho trovato un'agenzia che aiutava i ragazzi come me, i backpacker, a trovare un lavoro e mi hanno spedito subito nel deserto perché a 14 ore di pullman da Brisbane. Perché ho pensato che inizialmente un lavoro come barista in un pub mi avrebbe aiutato con la lingua, visto che comunque c'è sempre un rapporto di comunicazione tra barista e cliente, a, diciamo, imparare questa nuova lingua e a iniziare ad adattarmi in questo nuovo ambiente che è completamente diverso dall'Italia e non è come ve lo aspettate. Mamma mia, una ragazza nel deserto da 14 ore da Brisbane, un bel in mezzo al continente. In mezzo al continente, deserto, paesaggio rosso, non credo di aver visto una pianta verde, 200-300 abitanti, non di più. Niente, questa esperienza è durata poco, giusto un paio di mesi, perché poi io sono rientrata sulla costa e ho viaggiato un po' nel frattempo, perché questi lavori qua nel deserto ti permettono innanzitutto di avere l'accommodation e i pasti free, Inclusi. più qualcosa, diciamo, lo stipendio che è settimanale qua in Australia. E dopo ho finito questi 2 mesi, sono rientrata sulla costa, ho viaggiato un po' e poi ho iniziato a cercare il lavoro come lo cercano gli australiani, come lo cercano anche i ragazzi che sono qui da più tempo di me. E ho trovato questo sito che si chiama Gumtree, che è un sito dove praticamente si cerca il lavoro, si vendono macchine, si comprano case, si vendono collane, si fa di tutto. E tra cui ho trovato un lavoro in una cattle station per 3 mesi, vale a dire per quei famosissimi 88 giorni che il governo australiano ti richiede se vuoi estendere il tuo visto work and holiday. Diciamo a chi dall'altra parte non sa cos'è una kettle station. Allora, la cattle station è diciamo, una grande fattoria che si trova anche questa sperduta nell'outback, quindi per outback si intende, diciamo,
tutto ciò che non è città è civilization, sì. tra virgolette. E, io sono andata nella zona di Charlwood, quindi nel Queensland, Western Queensland, e è una grande fattoria che può essere una fattoria di pecore oppure di mucche, principalmente questo perché diciamo è uno dei più grandi business australiani. L'allevamento dei bovini. Allevamento dei bovini o cattle, come le chiamano loro, quindi si fanno delle cose che io probabilmente ho visto fare nei film e quindi pensavo che non esistessero neanche nella realtà. Tipo da cowboy? Tipo da cowboy, uguale. Io ho vissuto in un film del West per 3 mesi e quindi cosa succede in una cattle station? Beh, innanzitutto la giornata tipo, come può essere? Da sveglia può essere all'alba, quindi alle 3, alle 4, alle 5. Tutto dipende dal tempo, perché per in Australia e in queste remote farm la pioggia è tutto, l'acqua è tutto. Perciò, visto che la pioggia è molto scarsa, ci si sveglia molto presto e la prima cosa che si fa è controllare che in tutta la proprietà, e quindi si parla di un giro di un paio d'ore e mezza, poi dipende anche dall'estensione della farm, si controllano tutti i punti in cui c'è l'acqua e si controllano se l'acqua è sufficiente, proprio perché le bestie hanno bisogno di bere. Durante il periodo invernale bevono una volta al giorno, durante il periodo estivo dove si raggiungono i 40-50 anche gradi bevono 2 volte al giorno, quindi bisogna fare in modo che tutte le bestie abbiano l'acqua, perché altrimenti muoiono, e quindi se muoiono il business non funziona, esatto. Poi si fanno diverse attività come il mastering, che significa diciamo raggruppare le bestie, contarle, controllare se sono a posto, se sono in salute. In queste fattorie enormi, grandi come delle regioni in Italia, di centinaia e centinaia di ettari, come vengono raccolti i capi del bestiame? Allora, loro hanno delle strutture di ferro che diciamo servono a incanalare il bestiame, però per incanalare il bestiame lo si fa in 3 modi diversi: a cavallo, come ho fatto io, con i quad, come ho fatto anch'io, le motociclette, oppure con i chopper, che sono degli elicotteri, dei piccoli, piccolissimi elicotteri che sembrano degli scooter volanti quasi, che non sembra vero, e quindi si raggruppano questo bestiame a cavallo. Generalmente un cowboy sta in punta davanti e gli altri 2 o 3 stanno indietro, in modo da tenere sempre unito e raggruppato il gruppo di bestiame. Le attività nella farm sono diverse, quindi poi oltre al mastering, quindi al raggruppamento del bestiame che viene spostato in un terreno piuttosto che in un altro, anche perché tenete conto che nell'Aube ci sono anche i dingo, che sono questi lupi selvatici che purtroppo danneggiano il bestiame, quindi bisogna anche proteggerlo e essere in grado di proteggerlo. Ci sono altre attività come il branding, che significa il marchio a fuoco dei vitellini, la vaccinazione degli stessi, o ci possono essere attività anche di fencing, che sono la riparazione delle recinzioni a filo spinato. Tra l'altro nel posto in cui mi trovavo io c'era la dingo fence, che sarebbe la recinzione che tra l'altro è lunga il doppio della muraglia cinese, che diciamo separa i terreni dai dingo, e quindi in realtà è una recinzione molto bassa, quindi era stata fatta dal governo diciamo per proteggere un po' di più, però ogni tanto capita di dover andare lì e ripararla, perché appunto gli animali selvatici la deteriorano, la rovinano. Durante i 3 mesi di farm ci sono stati numerosi momenti anche di svago, e fra questi ricordo con passione quello del rodeo, perché il rodeo è, diciamo, è una tradizione nell'Outback, e quando è capitato nella cittadina, nel villaggio in cui mi trovavo,
ho deciso di iscrivermi e di partecipare, quindi di montare un toro e stare sul toro più secondi possibili. E la cosa è stata una cosa fantastica, l'adrenalina a mille, il sangue che pompava, il cuore a mille, veramente fantastico. Poi, essendo stata anche l'unica donna che partecipava, sono andata sul giornale, quindi hanno anche scritto su di me. E niente, io lo consiglio a tutti, un'esperienza così, se avete l'opportunità fatelo, merita. Ma avresti mai detto dall'Italia che saresti guarda, diventata un cowboy? Giuro, io veramente è stata una cosa che... Guarda, ho accettato ad occhi chiusi, perché quando ho scritto su Gumtree questa cosa qua, non... cioè, era... ci speravo, però dicevo, ma no, però magari... Invece dopo tipo neanche 2 ore mi hanno chiamato al telefono e io ho preso un autobus anche lì, 14-15 ore da Brisbane, senza sapere chi sarei andata a incontrare, senza sapere chi mi sarebbe venuto a prendere. Io ho detto proprio, me la sento, vado e lo faccio ad occhi chiusi. È stata un'esperienza completamente diversa da quella in cui abitavi in Italia. C'è stata, sì, una specie di shock culturale sulle diverse abitudini, cultura, lingua. Decisamente, però devo dire che io in Australia ho imparato l'educazione, veramente, perché gli australiani sono delle persone estremamente rispettose, estremamente educate. Non c'è una volta che non dicono grazie o prego, posso farlo, un rispetto incredibile. Quindi la prima cosa per un italiano che arriva qua è abbassare la cresta, imparare che non c'è mamma e papà che ti prepara da mangiare, ti fa il bucato, qualsiasi cosa te la risolve, tirarsi sulle maniche, come si dice dalle mie parti, e darsi da fare, ma veramente tanto. Poi è un posto che, l'Australia è un posto molto meritocratico, nel senso che se tu ti dai da fare, questo merito ti viene riconosciuto. E poi devi anche, diciamo, bisogna anche calcolare che noi siamo ospiti e quindi bisogna adeguarsi ai loro standard culturali. E questa è una delle cose che io in primis ho cercato di fare, perché ho detto sì, l'Australia è un sogno, vedo se mi piace o meno, però se mi piace e voglio restare, comunque io mi devo... do il massimo e mi adeguo anche ai loro modi. È bello che ti sei messa in gioco, ti sei ricreata questa esperienza, perché tanti mi scrivono dal sito e dicono sì, ma io in farm non so se ce la faccio, potrebbe essere un lavoro pesante. E abbiamo la testimonianza diretta oggi, una ragazza presa da un contesto completamente diverso, messa nel deserto, e nessuno dice che sia facile, però allo stesso tempo, come dici tu, la mentalità giusta, no, di adattarsi, è mettersi in dura, gioco. Anche perché io ci sono stati giorni in cui magari non si aveva cibo a sufficienza per mangiare, ci sono stati giorni in cui ho mangiato cose scadute, ci sono stati giorni in cui ho dormito con insetti, perché calcolate che gli insetti in Australia sono simili ai nostri, ma sono in formato XXL, quindi all'inizio rimani un po' così, poi forse anche più per una ragazza, magari un ragazzo non ci fa caso, però quando ti vedi delle vespe giganti, delle cavallette lunghe così, delle mosche che sembrano, non lo so, veramente degli uccelli, quindi cioè, rimani così, quindi l'adattamento è la prima cosa, lo spirito di adattamento. Poi ti vedo sorridente e appassionata mentre lo racconti, quindi complessivamente sì, l'esperienza è stata positiva. Ottimo, positiva cioè, al massimo. Guarda, io lavoravamo anche 14-15 ore al giorno, ma la sera, cioè ti dico, una soddisfazione. Poi vabbè, noi siamo abituati in Italia a stare nelle città dove abbiamo tutto a disposizione, i negozi tutti lì. Qua non è così, sei nella natura e un lavoro come questo ti aiuta di nuovo, è come se tu respirassi per la seconda volta, cioè in mezzo alla natura, la sensazione di benessere, ti rendi conto che non hai bisogno di tutte quelle stupidate che ti propongono in televisione, in pubblicità, devi avere, non sei figo se non hai la Mini, non sei figo se non hai un Rolex, non sei figa se non hai una borsa di Gucci, cioè tutti questi standard qua che
poi ti riducono tutti quanti ad avere tutte le stesse cose, a vivere tutti nello stesso modo. Quando arrivi nel deserto e stai nella natura, inizi a respirare davvero e inizi a pensare con la tua testa. Ilaria, io sono commosso da quello che hai appena detto, perché si sente che hai vissuto l'esperienza australiana nel vero senso della parola, ti ha toccato profondamente. Sì. No, io sono rinata. Esatto. Sono rinata, veramente. Non... Sarò sempre grata a questo paese, che sia come le... cioè che le cose vadano bene o male, io sarò sempre grata, cioè, chapeau, davvero. Allora, insomma, adesso sei in vacanza qua a Byron, è anche il momento di godersi sì. un po' di... Un po' la vita, certo, sì. Certo, il surf, le onde, poi... Hai fatto i 3 mesi in farm, hai rinnovato il secondo working holiday? Sì, l'ho rinnovato e mi sono permessa di fare anche qualche viaggio qua nel paese, anche fuori dal paese. Perché dovete sapere che qua la cultura è anche andare in Asia, viaggiare, non, gli australiani non stanno mai fermi, sono sempre in movimento e io li sto seguendo anch'io, nel senso che... Sei australianizzata. Mi sono australianizzata. Grazie mille Ilaria che hai trasmesso con tanta passione questa tua esperienza di vita nella Kettle Farm in Australia, nel deserto. Se vuoi fare un saluto a casa o agli amici di I Love Australia. Ma io vi ringrazio per l'attenzione. Niente, saluto tutti, vi faccio un in bocca al lupo. Ripeto, ci tengo a ripeterlo, l'Australia è un paese magnifico. Però sappiate che se volete venire qua dovete darvi da fare, è tanto. Quindi in bocca al lupo e alla prossima magari. Grazie Ilaria. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Mirko e continuate a seguirci per la prossima puntata su www.iloveaustralia.it. Ciao a tutti! Ciao!